Oggi, amici miei, siamo a Milos, in una delle isole cicladiche più belle di tutti. Questa mattina vi porto a Zigrado Beach. Amici viaggiatori, amanti delle isole greche, ciao a tutti, buongiorno e calimera. Allora, che cos'ha questa spiaggia per essere così particolare? Punto di domanda. Ve lo dico subito, è l'inaccessibilità, ragazzi. Se non che percorrendo un tragitto abbastanza difficile, sconsigliato, tra l'altro. E a conferma di ciò che vi dico, vi mostro questo grosso pannello posto proprio davanti alla spiaggia. La discesa alla spiaggia è a vostro rischio e pericolo, quindi ci assumiamo tutte le nostre responsabilità. Bisogna affrontare due situazioni difficili. Allora, la prima è scendere, vabbè, si scende tranquillamente, dopodiché abbiamo una bella fune dal quale dobbiamo attaccarci per aiutarci a scendere. Dopodiché, camminando in questo stretto sentiero, c'è una scala, okay, che ci porta fino giù. C'è un po' di rischio, c'è un po' di pericolo. Ora, andiamo a vedere di cosa si tratta. Adesso, prima di scendere giù in spiaggia, prima di affrontare questo percorso, ragazzi, vi faccio vedere il panorama che si gode da qua. Ma soprattutto vi dico una cosa: si può accedere o tramite questo sentierino pericoloso oppure comodamente in barca. Laggiù abbiamo la corda. Laggiù abbiamo la corda, quindi dobbiamo scendere di qua e andare giù di là. E poi vediamo. Allora, dallo sterrato da qui precisamente partiamo, iniziamo il primo percorso, il primo step dei tre, quindi il più facile, il percorso sterrato che ci porterà direttamente fino alla fune. Io chiaramente vengo sempre in ciabatte, quindi scelgo sempre il momento migliore per fare le cose. Allora, ragazzi, il primo step è quello più facile, l'ho fatto. La corda è là in fondo. Ora, prima di procedere agli step successivi, quindi la discesa con la fune e poi la scala che ci porterà fino giù, io mi sporgo, vi faccio vedere un attimino di cosa sto parlando e soprattutto quello che andremo a vedere tra poco. Guardate che acqua, guardate che fondale, ragazzi, non vedo l'ora di scendere e di andare ad immergermi in quell'acqua. Da lì parte la fune, uno stretto passaggio largo circa 50 centimetri, 60 centimetri, che ci condurrà direttamente in spiaggia. Condivido in diretta questo approccio alla corda. Ok, allora questo è il passaggio, questa è la fune, come vedete, legata alla scala. Ora mi sembra di vedere che mancano due assi appunto alla scala, ma non è un problema, ci attacchiamo alla fune, stiamo bene attenti e scendiamo giù lungo il percorso. Poi si scende, vedete, attraverso questa scogliera strettissima e poi dovrebbe esserci, se non sbaglio, un'altra scala là sotto. Cosa mi tocca fare per campare? Guardate di cosa stavo parlando, com'è stretto questo passaggio. Sarà lungo circa una cinquantina di metri, fate solamente attenzione alle pareti che sono un po' taglienti. Quindi il secondo step l'abbiamo concluso e adesso ci manca il terzo. Mi giro ancora una volta, vedete? Quella è la scala, mancano due o tre pioli, ma si può fare con la spinta delle braccia, ragazzi. Riusciamo a fare tutto. E qui parte un'altra corda, l'ultima, dove adesso noi andremo a scendere l'ultimo gradino. Guardate che spettacolo! Ok, ragazzi, anche l'ultimo step, che è questo qua, siamo riusciti degnamente e incredibilmente a portarlo a termine. Questa è la spiaggia, soprattutto guardate le grotte là in fondo e qui, ragazzi, merita assolutamente un bagno. Adesso farò un bel bagno rinfrescante per lo sforzo fatto. Vedete, qui c'è un altro come me che fino a poco fa ero io. Quindi qui, se sbagli la caduta, sono un buon 3 metri di caduta libera sui sassi tranquillamente. Qui ti parte un arto. Ti parte un arto e non ti viene a salvare nessuno. Allora, amici, come potete vedere, quella è la scalinata in questione. Vedete che la gente comincia ad abbandonare la spiaggia, ma noi siamo ancora qua.
Allora ragazzi, come vi avevo detto, vedete che arrivano le imbarcazioni che lasciano giù i turisti, chiaramente, che vengono a fare l'escursione giornaliera qua. Ora ragazzi vi porto nell'altra grotta, attraversiamo la spiaggia interamente. C'è un passaggio che va dall'altra parte della grotta, ve lo faccio anche vedere. E questa ragazzi è una delle due grotte, guardate che belle. Passiamo di qua. Questa grotta è bella, 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 bella. E ragazzi, ora è arrivato il momento di togliere le tende e ci aspetta di nuovo questa bellissima situazione qua. Chiaramente l'affronteremo a piedi scalzi. Eccoci di nuovo su, amici miei. Siamo ritornati al punto di partenza, quindi dalla corda. Io posso solamente dire che è stata un'esperienza veramente incredibile che mi porterò dentro per sempre. La nostra bella spiaggia di Zigrado, me la gusto ancora un po' a piedi scalzi, voglio sentire la terra sotto i piedi e gioire di questo panorama incredibile. Davvero, un'esperienza stupenda, un'esperienza che vi raccomando di fare a tutti quanti. Guardate i colori, guardate che mare, è una delle spiagge più belle di Milos. Io da qua, da questo luogo, da questo scenario vi voglio salutare. Dalla spiaggia di Zigrado di Milos io vi saluto, un abbraccio, a presto, ciao a tutti!